d'accordo. Ha scatenato una bufera anche a livello politico l'aggressione davanti al liceo Michelangelo in via della Colonna a Firenze poco prima che iniziassero le lezioni. La Digos ha identificato 6 giovani che sarebbero coinvolti nella rissa con 2 studenti del liceo. Si tratta di 3 minorenni e 3 maggiorenni, estranei alla scuola e appartenenti ad Azione Studentesca, un movimento legato all'area di estrema destra. Le dinamiche dell'aggressione sarebbero legate al volantinaggio davanti alla scuola da parte dei giovani di Azione Studentesca e si sarebbe accesa poi la discussione con 2 studenti del liceo. Qui siamo di fronte ad un fatto che ha uno sfondo politico ed è questo che secondo me deve essere chiarito da un punto di vista politico e istituzionale. Questi ragazzi del liceo Michelangelo erano assolutamente tranquilli da quello che ci è stato riferito e sono stati aggrediti. Io mi auguro, lo dico come sindaco della città che rappresenta tutta la città, che tutte le forze politiche, nessuna esclusa, quindi anche quelle di destra, condannino nella maniera più netta, senza se e senza ma, quanto è avvenuto. E poche ore dopo l'aggressione c'è stato un incontro all'interno della scuola tra l'associazione dei genitori, le forze dell'ordine e per il comune di Firenze erano presenti l'assessori Funaro e Guccione. Questi fatti non sono assolutamente accettabili, noi ci auguriamo che vengano individuati immediatamente i responsabili perché non vanno mai bene in nessun luogo, di fronte a una scuola ancora più grave.